Dai, su ancora un pezzo, dai, che papà ti riprende. È dura. Andiamo fin dove resisti. Guarda, vai, che forte che sei. Basta. Ma lì è chiusa. Papà, andiamo di qua. No, dritto su. Vai, vai, vai. Qua. 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 Eh sì, va tutto su per le scale adesso. Ma possiamo salirle? Se ce la fai. Mamma, possiamo salire le scale? Vai, vai su, dai, prova a correre. Papà, ma sali anche te? Sì, sì, domani la gara è qua. Siamo all'interno del Forte di Fenestrelle, ecco una delle parti più impegnative, sicuramente gli scalini a volte diventano irregolari e a volte meno, comunque veramente uno spettacolo. Pensare che una mezz'oretta fa eravamo a Pinerolo, dove si toccavano i 40 gradi centigradi. Qui all'interno c'è una penombra, la temperatura è molto vicina ai 15 gradi, per cui abbiamo un'escursione termica di oltre 10-15 gradi da fuori a dentro. Rende spettacolare. Alcune volte si esce, si entra dalle scale, ma il 90% della gara è appunto all'interno. I gradini tutti completamente diversi. In questo momento abbiamo dei gradini molto corti e bassi, con dei piccoli sassi di fiume all'interno. Cambia continuamente la luminosità della gara. A questo punto addirittura
rampa durissima in legno e si ripassa di nuovo ai gradini, ma non più coi sassi, gradini soliti, pietre e cemento. Alcune volte passiamo in alcuni pezzi dove c'è addirittura delle stalagmiti che si stanno formando. Veramente qualcosa di assolutamente spettacolare. Guardate qui che bella questa fase, incredibile. La pendenza è sempre oltre al 30%. Il suo ritmo palmare, titoli di vice campione mondiale del 2005, campione europeo e mondiale, squadra del 2011, campione italiano 2010-2011, i numeri di stanze sono questo per citare i grandi risultati di questa festa. Arriva la Giulia San Michele, 20 anni, i colori dell'orchestra Gasagliana, nato dal grande per Giorgio Chiappo, signore Pecorino, signore Cavaliere Abate. Quindi veramente sono velocissimo, un po' per tutti, grazie a tutto il pubblico. E quindi, sei seduto lì che sopparto. Quindi tutto pronto, andiamo ad arrivare. Dai Gabri! Dai Paolo! Quindi subito che la legna abbatte, e Paolucci, Bianco, Gabriele, sono tutti lì, mi devono venire davanti, con subito Alberto della legna a fare. Più suggestive, la 4000 scalini, ha perdifiato per 2800 metri i concorrenti di questa originale manifestazione sportiva. Se l'ascensore di condominio è rotto e vi viene il mal di pancia al solo pensiero di fare le due rampe di scale, beh, questa non è proprio la vostra corsa, perché qui al Forte di Fenestrelle da salire ci sono ben 4000 scalini, una sfida memorabile lungo le vie della storia e contro il tempo. Il via delle donne è dato dai colpi di baionetta del gruppo storico Reggimento dei Savoia, subito in testa Romina Cavallera della Roata Chiusani. Al traguardo Romina arriverà in 23.47, migliorando di 21 secondi il precedente limite della corsa che già le apparteneva.
ero contentissima già di esserci, perché a distanza di un anno tornare qui era già emozionante. Aver vinto la gara, aver battuto il record è stato veramente, veramente bello. Senza storia la gara maschile, Gabriele Abate della Orecchiella, che domenica vestirà la maglia azzurra ai campionati europei di corsa in montagna in Turchia, è troppo forte per tutti, anche per il cronometro. Sbarazzatosi quasi subito degli avversari, arriva in cima con un tempo che demolisce il precedente record della corsa, 19:28. È un percorso particolare, ed io non sono riuscito a correrlo tutto e questa era la cosa fondamentale. Ho provato qualche volta a fare 2 gradini alla volta, ma era veramente complicato. Così i nostri sono riusciti a espugnare una fortezza che mai nessun esercito riuscì a prendere. 300 temerari tra Val Chisone e Val Germanasca, la conquista del più imponente e maestoso complesso fortificato. Quanto attiene la terza posizione, il gruppo giudici che quest'oggi era sotto la responsabilità di Dino Brescia, delegato tecnico alla manifestazione sportiva, analizzati i ricorsi presentati rispetto a un'assistenza durante la salita, ha deciso di confermare comunque l'ordine d'arrivo, però con una ammonizione alla terza classificata in relazione appunto al fatto che durante la salita c'è stata una sia pure involontaria assistenza all'atleta, nel senso che è stata accompagnata in salita per un quarto tratto, quindi da questo punto di vista scatta un provvedimento del gruppo giudici, la regola 144 del regolamento della Federazione di Cancella. Teniamo conto che questa è una gara di livello nazionale, quindi questa è l'applicazione del regolamento, quindi viene confermato il terzo posto con una ammonizione data dai giudici di gara alla terza classificata, della quale non va però sottovalutata la prestazione. È una rappresentante della gara della Repellice, il suo tempo è 25 primi 30 secondi, si chiama Daniela Bonnet. Io cedo solo la responsabilità della giuria solo per formalizzare la ammonizione e il motivo per cui. Allora, la posizione riguarda la regola 144. E la sede di questa società, il suo nome è Gabriele, il cognome è Abate. Abate Gabriele, primo di comitato. Premia Gabriele Abate Massimiliano di Gioia. Chi è Massimiliano di Gioia? Il vincitore della gara dello scorso anno, nonché vincitore del chilometro verticale di Crissolo dello scorso anno, uno specialista di corsa in salita, quest'anno un momentino più Alice attenta in difficoltà per problemi di preparazione, lo scorso anno dominatore in assoluto di tutta la stagione agonistica, Massimiliano di Gioia, a premiare il primo classificato Abate Gabriele. Bravo. Andiamo poi nelle varie solane per un atleta della società sportiva Cattese, società sportiva l'autografo soprattutto a livello giovanile della corsa in montagna, 20 primi e 50 secondi, quindi siamo su un tempo di assoluto valore per Alberto Granegna, secondo classificato. Regna Mauro Riva e noi chiamiamo sul podio ancora il terzo classificato, tesserato per l'Atletica Balzola, quindi compagno di squadra in Gioia, che oggi premia. In terza posizione, 21 primi e 10 secondi per Francesco Bianco. Bravo! Bravo!
Allora procediamo ancora con gli altri due classificati della classifica maschile assoluta, intanto premiazione a cura di Mara Cerigato. Alice. Il quarto classificato Alex Romagnolo dell'Atletica Monterosa Bobu. Ancora qui, come ho fatto all'arrivo, un pensiero proprio a Bobu, padre e figlio, che si hanno lasciati, ma sono stati i due che hanno creato la marcia alpina in Valle d'Aosta, e questa società sportiva li ricorda in giro per il mondo, l'Atletica Monterosa Fogu, proprio per ricordare questi due personaggi dell'atletica, soprattutto della corsa in montagna. In quinta posizione invece dalla vicina Valle Pellice da Angronia, tesserato per l'Atletica Val Pellice, il tempo di 21 primi e 29 secondi, Odino Tassiano. Ciao Tassiano! J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, 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 dale.